Siamo a, come lo sapete, la Resistenza, il 25 aprile. Faccio un'ulteriore premessa, concedetemi, oggi è una giornata particolare, il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e proprio alcuni episodi che vi racconterò riguardano anche le donne, perché se ci avete studiato o lo sapete, ci sono stati degli episodi durante il Risorgimento dove le donne hanno combattuto, ma sono state minoritarie. Donne anche durante il Risorgimento, le cinque giornate di Milano e così via, avevano un ruolo che era proprio quello di sussistenza, aiutavano i feriti, portavano da mangiare. Per la prima volta durante i tre anni, dal 43 al 45, le donne hanno preso in mano le armi, hanno combattuto. Ci sono medaglie d'oro della Resistenza, e sono diventate non solo le croce rossine o le viva nere, sono diventate staffette e, come diceva una partigiana, ufficiali di collegamento, neanche staffette perché collegavano le varie mansioni dei partigiani, ma poi hanno preso in mano le armi, hanno preso in mano le armi e hanno combattuto, tanto è vero che poi, grazie ai partigiani, le partigiane, insomma tutti i movimenti della Resistenza italiani, si è arrivata alla Costituzione italiana e per la prima volta nel 46 le donne sono andate a votare. Don Barbera, mi sembra che sia stato, che gestiva l'ospizio, allora era ospizio quello di Cesano Boscone, chiese di poter far diventare questo punto di riferimento per gli arrestati, deportati di un certo livello, e da lì iniziò. Schuster accettò la cosa, si fece intermediario con i comandi tedeschi e fascisti, e a Cesano Boscone, incredibile ma vero, arrivarono anche dei consoli che erano magari stati deportati a Mauthausen, e da lì invece sono finiti alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. È diventato un punto di riferimento. Poi, sfruttando questa opportunità, i parroci che gestivano la Sacra Famiglia incominciarono anche, senza farlo sapere a Schuster ovviamente, a ricoverare, a internare, erano degli internati, a internare anche dei partigiani, quindi dei parroci che avevano fatto la lotta di liberazione, eccetera, e diventò un punto di riferimento importante. Ce n'erano personalità, come ripeto, consoli, mi sembra anche un ministro, rappresentanti di Stato, cioè cose di questo genere. Poi dopo hanno cominciato ad arrivare i parroci che lottavano magari in montagna, che erano ricercati, e allora li internavano lì, e poi addirittura anche dei partigiani. Allora, la Villa Triste è quella di Corsico, quella, perché le Ville Triste venivano in qualche modo tutte chiamate queste abitazioni, villetto, ville, dove c'erano i fascisti e dove in qualche modo andavano poi i prigionieri torturati. C'è una Villa Triste a Milano e c'è una Villa Triste anche a Corsico. No, la Villa Triste di Corsico è semplice, almeno a me hanno raccontato, ma quelli di Corsico forse ne sanno più di me. È quell'albergo che voi trovate scendendo lungo il Danubio, c'è mica un vecchio albergo. Adesso ci passiamo con l'autobus e ve lo faccio vedere. In realtà non c'è più niente, perché ci hanno poi costruito sopra l'albergo. E questo logo è stato nominato all'interno del libro? Sì. E come si chiamava? Questo viene chiamato, però non, nel libro lo trovate come il cibo del Ronchetto sul Naviglio, perché questa zona si chiamava Ronchetto sul Naviglio. Lo trovate su questo libro, si chiama ancora Ronchetto sul Naviglio. Sono dei nomi un po' particolari, vecchi, però in realtà erano legati soprattutto alle cuscine. Cioè, sono morti solo loro tre durante questa battaglia di tre ore, o hanno scelto appunto? No, sono morti come partigiani, poi ci sono stati 11 tedeschi morti, dei quali due ufficiali. Un bel po' di feriti. Tanti feriti, quei tre più gravi che vi ho detto, che poi sono avuto necessità di andare all'ospedale. Uno è andato all'ospedale di guardia, dove anche lì c'era un padiglione segreto per curarli, ma in realtà tre immediati sono questi tre. Luigi Salma abitava in questa casa e da questa casa è stato portato via per essere poi deportato a Mauthausen.